fatto. Allora, questa è una storia seria. Chi di voi vuole raccontarla? Roma Metropolitana, la polizia sfonda il cordone dei lavoratori, tra i feriti anche Stefano Fassina. Sì, è successo ieri, sì, tre giorni fa. E c'era un presidio di lavoratori davanti la sede di Roma Metropolitane e a un certo punto la polizia ha cercato di far entrare alcuni dirigenti, se non mi ricordo male, a presidiare, a cercare di non far entrare la polizia, quindi le forze dell'ordine, dentro la sede. C'erano alcuni politici, tra gli altri anche Stefano Fassina. In rappresentanza delle stanze dei lavoratori c'erano alcuni politici, sindacalisti, tra questi c'era Stefano Fassina. E niente, sono stati appunto travolti con malori, poi Fassina è finito all'ospedale. E di questo fatto hanno parlato molti politici, tra l'altro questa era un po', non dico la prima uscita, diciamo, della Lamorgese dal punto di vista dell'ordine pubblico, però ecco, se la stessa cosa fosse successa anche con il ministro Salvini, la cosa, diciamocelo, probabilmente avrebbe avuto un'eco diversa. Comunque è successa questa cosa e piena solidarietà al collega Fassina, Riccardo Molinari della Lega. Se protesti per i diritti sociali e per tutelare i lavoratori, allora la musica cambia. Il nuovo ministro degli interni dovrà dare spiegazioni al Parlamento. Il nuovo governo non inizia bene. Questo dal punto di vista appunto leghista. Andiamo avanti. Orfini, PD, la ministra Lamorgese chiarisca immediatamente questa vergogna e prenda provvedimenti verso i responsabili. Solidarietà a Stefano Fassina e agli altri feriti. La notizia comincia a girare, arriva l'Ansa e scrive: Fassina ferito durante una manifestazione a Roma. Il povero Fassina finiva in ospedale e l'Ansa postava questa foto. Noi Fassina ce lo ricordavamo diverso, un po' più giovane. L'Ansa ha rimosso quasi subito questa foto, accortasi dell'errore, però ormai era tardi. Come dice, è la foto di Fassina ferito. Cioè, Fassina ferito è venuto così. Minchia, lo hanno ridotto veramente male. Veramente un brutto pestaggio. Ancora, se Fassina vuole rimanere coinvolto nei tafferugli, si faccia una manifestazione tutta sua e vediamo come finisce, diciamo, citazione di una frase infelice. Dopodiché la cosa è diventata, ha ispirato opere d'arte, vedete qua, Fassina, ancora, The Smiths, The Queen is Dead, qui una celebre copertina dell'album, i Radiohead pure, e è diventata, non so, una specie di icona, ecco qua, gli Oasis pure, sempre col povero Fassina. Ecco qua, alla palma, i gufi non sono quello che sembrano. Ancora a seguire, e questa qua, diciamo, più o meno definitiva. Grazie. Ok.